Si è concluso il dibattito pubblico sulla diga foranea, un'opera da oltre 1 miliardo di euro che avrà delle ripercussioni importanti sulla nostra città, studiata per consentire l'ingresso alle navi che portano oltre 20.000 TEU, un confronto privo di stimoli, è così secondo lei? Ma io l'ho seguito e in effetti non mi sono trovato entusiasta a seguirlo, perché in gran parte è stato partecipato da enti, da istituzioni, da soggetti che sono privi di una empatia col pubblico, cioè i loro rappresentanti hanno un gergo, diciamo, di tipo burocratico. Non mi è sembrato un fatto emotivamente trascinante. Lo dico perché secondo me questo progetto è il progetto della città, no, non è che la città ne abbia tanti, e questo è una forma di manifestazione di vitalità della città che secondo me meritava un entusiasmo anche dei partecipanti, ben diverso da quello che ho visto. Ci sono quelli che protestano sempre e quindi quelli hanno sempre dei toni molto accesi, ma in realtà questa vicenda meritava una passione, anche un affetto, anche da parte di quelli che magari sono ostili, che corrisponderebbe all'impresa, perché l'impresa è la più colossale che abbia di fronte la città. Certo, anche perché ad esempio il dibattito pubblico sulla Gronda, che tra l'altro non era neppure previsto dalla legge, perché questa genovese è stata la prima esperienza da quando è entrata in vigore la legge che ha modificato il codice degli appalti e ha introdotto il dibattito pubblico, però quello sulla Gronda è stato molto più lungo. Qui praticamente, ho fatto il conto, ci sono stati 7 tavoli tecnici e 4 incontri pubblici di 2 ore, quindi in realtà è durato 8 ore questo dibattito pubblico. Nel caso della Gronda c'era quasi l'assalto da parte di tutti gli interessati. Anche la Gronda è un bel progetto. Io sono favorevole a entrambi, lo dico subito. Malgrado abbia fondato a suo tempo l'Associazione Ecologica di Genova. Volevo chiederle appunto, visto che lei ha detto, appena affermato, di essere a favore del progetto della diga, volevo capire perché, quali sono gli aspetti importanti secondo lei da sottolineare. Ma una prima cosa, secondo me, è proprio di tipo etico, no? Cioè, gli organismi viventi crescono, c'è poco da fare, la natura è fatta così, tutte le cose che vivono crescono, poi a un certo punto arrivano a un limite temporale per cui muoiono, cessano di crescere, si decompongono. Allora, secondo me, un agglomerato urbano si deforma, cresce. Pensiamo a quelle città africane che hanno superato i 20 milioni di abitanti in 30 anni. Quindi sono degli organismi che crescono vorticosamente con tutti i difetti, ma anche i benefici di ciò. Allora, se la città di Genova non vuole apparire morente o morta, secondo me deve crescere. È l'unica grande risorsa che ha la città di Genova. Non sono i monti, purtroppo, sono il mare che ha davanti, che fortunatamente non è comunale, ecco. Per cui ci si può investire anche sotto forma di paese, cioè è l'Italia che deve fare lo sforzo. Naturalmente la città ne riceve, secondo me, un beneficio, perché la città, perché è così? Perché si sono accumulate delle ricchezze nel tempo, perché ci vantiamo di avere i rolli, queste cose, perché c'è stata una ricchezza sedimentata grazie ai traffici portuali. Oggi, dopo che hanno allargato il canale di Suez, arrivano delle navi che non ci passano nel porto di Genova, quindi è inevitabile che se la città non vuole essere morente, deve crescere e quindi deve allargare perlomeno il corridoio in cui passano le navi. Quindi, secondo me, lo spostamento della diga, che tra l'altro è già avvenuto, perché, come tutti sanno, il porto di Genova ha cambiato la sua dimensione almeno 3 volte da quando è cominciato il traffico ferroviario, che è quello che ha rilanciato l'intensità dei traffici mondiali. Quindi, dal 1850 in poi, il porto di Genova è cambiato per ben 3 volte, ingrandendosi. È l'unica chance che ha per poter crescere, per poter anche dare vita a questa città. Altrimenti cosa facciamo? Ci basiamo sulla ricerca dell'IT, che però non produce un reddito.
locale come produrrebbe un'attività di lavoro, di manipolazione delle merci. E secondo lei quindi quelli che fanno l'obiezione che l'autorità di sistema portuale, pensando alla diga, al fatto appunto di dover allargare l'ingresso per consentire alle navi da 20.000 TEU di arrivare a Genova, ecco, l'obiezione che riguarda il fatto che non abbiano tenuto in considerazione gli altri porti che fanno parte dell'autorità di sistema, ad esempio Savona, Vado, il PSA di Pra, perché secondo qualcuno non c'è in realtà questa urgenza esistendo già questi altri scali. Bisogna dire che gli altri scali non hanno alle spalle la rete infrastrutturale che, pur modesta, però è superiore a tutti gli altri, quella che abbiamo a Genova. A Genova, alle spalle del porto, abbiamo tre linee ferroviarie che valicano l'Appennino tutte e tre. Abbiamo due collegamenti autostradali con la pianura padana. A Savona ce n'è uno solo. La linea ferroviaria sono a semplice binario. Alla Spezia ci viene la Pontremolese che si strozza subito dopo Pontremolo. Cioè, non esiste il confronto. Secondo me è qui che bisogna investire, se vogliamo stare al passo. Perché c'è chi dice che questo progetto, no, verrà realizzato in 10 anni. Secondo me 10 anni è il minimo, perché forse ci vogliono 20 anni per farlo. Anche questo è una cosa di cui nel dibattito pubblico non si è parlato. Cioè, non si è parlato, non si è dato il valore, secondo me lo ha, alla quantità di lavoro che in questi 20 anni, secondo me sono 20 l'arco temporale per realizzarlo, viene portato nella città. Ecco, solo la costruzione di questo aggeggio attira forza lavoro e porta reddito. Se voi per esempio andaste a vedere i villaggi temporanei che sono stati costruiti per la realizzazione del terzo valico, per gli operai, sono delle piccole, dei piccoli villaggi. Uno per esempio è ad Arquata. Lì si tocca con mano il fatto che quel cantiere ha portato una quantità di reddito al centro abitato dove hanno messo questi alloggi temporanei, che non era previsto e che indubbiamente ha portato delle ricchezze. Quindi secondo me il mentre, non l'esecuzione finale, tutti fanno le critiche al porto. Io ho sentito Agostini, Spalla, da voi intervistati, fanno le critiche al risultato finale, addirittura si fanno i suggerimenti, io lo farei così, io lo farei così. È chiaro che questo progetto deve essere realizzato e affinato nel tempo, però il durante e mentre lo fai, è questo anche che secondo me ha un valore per una città che secondo me è morente in questo momento. Mi faccio fare però un po' l'avvocato del diavolo. L'automazione oggi diminuisce il personale rispetto a quello che poteva essere il personale del porto, ad esempio. Non rischiamo di avere, come lei ha sentito in intervista, lo diceva l'architetto Spalla, un porto, una città pieni di container e basta? I container sono delle scatole fatte apposta per far viaggiare la merce. Naturalmente c'è un tempo di intervallo tra il momento in cui sono scese dalla nave e il momento in cui parte. Bisogna diminuire questo tempo per diminuire il numero dei container sparcheggiati sul porto, però è inevitabile che ci sia questa dislocazione. Ma poi io vorrei sapere, voi andate tutti i giorni a vedere le muraglie di container che vi dà così problema? Non lo so, cioè io penso che una logistica di base comprenda anche queste situazioni. Io ho visto il porto di Rotterdam, andate a vedere Marsiglia. Cioè, ci sono delle situazioni che sono inevitabili per il tipo di confezione che viene usata per fare questo trasporto. Però vorrei anche fare un'altra osservazione, perché sembrava che la sua domanda fosse ancorata ai livelli di automazione che hanno queste cose. In effetti sì, le gru riescono a leggere, mentre scende l'aggeggio che va a prendere il container, lui legge già il codice a barre che gli dice dove andrà il container. È altissimo livello, e meno male, voglio dire, perché se abbiamo nei telefonini la possibilità di parlarci, pur essendo in continenti diversi, mi stupirebbe che nei porti ci fossero ancora i camali con le balle sulla schiena. Ecco. Però è fatto così il mondo di oggi, non è che lo puoi rifiutare, se non è così. Noi siamo travolti da un mondo fatto così. Pensi che per spedire le mascherine che tutti mettiamo in faccia, dalla Cina a qui ci vogliono meno di 50 centesimi per una balla di un quintale di mascherine, proprio perché ci sono questi sistemi. Se non si vuole crescere, quindi se si vuole regredire, bisognerebbe che questo fosse deciso dal popolo, non da qualcuno che comanda solo in una città e
non fa gli interessi del paese. Lei mi parlava dei muri di container, ci sono però in realtà zone della città che vivono con questi muri davanti. È un'osservazione che ha fatto ad esempio il Comitato Lungomare Canepa, che in effetti versa in una situazione veramente disagiata, non parliamo poi del traffico. Ecco. Secondo lei è inevitabile per far crescere il porto avere questi muri di container davanti alle case, ad esempio? Ma il disagio è soltanto di tipo, non lo so, comportamentale. Cioè, io per esempio non mi sento a disagio davanti a una muraglia di container. Guardo e dico, chi sarà quello che guadagna di più da questa muraglia di container? È uno che abita in Cina o è uno che abita qui? Ora, se i container sono qui, è più facile pensare che sia uno che sta qui, che ci lavora. Io conosco persone, non lo frequento, ma conosco Aldo Spinelli perché abbiamo lo stesso parrucchiere. Questa persona è riuscita a materializzare da questo flusso di traffico un reddito per un gran numero di persone. Lei pensa che se non ci fosse la muraglia di containers, queste persone avrebbero lo stesso tenore di vita? Secondo me è inevitabile. Cioè, se si fa questa attività di manipolare le merci, e Genova mi pare che lo stia facendo da sempre, da quando ha un porto. Io su questo vorrei dire anche un'altra cosa, perché ho sentito delle osservazioni sulla inattualità di ingrandire i porti del Mediterraneo, perché in futuro potrebbe essere più conveniente per le merci che provengono dalla Cina passare dalle rotte polari, perché i ghiacci si sciolgono. Io non credo che avremo così poco tempo per vedere i ghiacci sciolti. E comunque in quel caso ognuno di noi dovrà cambiare casa, perché se si sciolgono i ghiacci al punto da lasciar passare navi da 400 metri sulle rotte polari, vuol dire che a Milano ci saranno le temperature del Sahara forse, e quindi probabilmente ci saremo tutti trasferiti in Svezia, perché nel frattempo chi ha la possibilità va via da un posto invivibile. Io però penso anche a un altro scenario, a quello in cui per combattere questo scioglimento dei ghiacci verranno finalmente adottate tutte le misure per eliminare le emissioni termiche e quindi si otterrà l'energia pulita. Ora c'è un'enorme capacità di energia solare a pochissima distanza dall'Italia e del Sahara. Quando qualcuno capirà che bisogna sfruttare quelle superfici inutilizzabili per nient'altro, per metterci le centrali solari, e l'energia ci arriverà attraverso dipingo uno scenario futuro, né più o meno come Andrea Agostini, e quando non ci sarà più neanche una centrale termica, ma tutto arriverà dall'energia solare, il Sahara potrebbe essere il grande serbatoio di energia solare di tutta l'Europa, e quindi l'Africa, invece che la Cina, potrebbe essere il posto dove si realizzano i manufatti che adesso vengono dalla Cina. A quel punto le navi fanno soltanto 800 chilometri dall'Africa a qui e non fanno le rotte polari, fanno quelle del Mediterraneo. Sempre che l'Europa decida di crescere. Sì, sempre che anche che ci diano i finanziamenti, perché in realtà non è poi così assodato che avremo ad esempio i primi 500 milioni del Recovery Fund per cominciare il primo tratto. Sì, e purtroppo su questo versante non ho molto da dire, perché non abbiamo dei rappresentanti politici influenti. Non mi pare, insomma, io non voglio esprimere un giudizio negativo sulla classe politica genovese in generale, ma i nostri rappresentanti in Parlamento, anche in virtù del fatto che siamo pochi in Liguria come numero di abitanti, non sono in grado di secernere quella parte di fondi che sono necessari. Però questo dovrebbe essere un progetto del paese, e lo è. Tant'è vero che il bando lo ha fatto in Italia, quindi non c'è dubbio. Devo dire due cose. Una sull'aeroporto, il conflitto con il cono di atterraggio, anche di recente c'è stato un parere negativo dell'ENA. E un'altra sulla proposta, mi pare che l'abbia ripresa Giovanni Spada, ma in realtà la proposta di Renzo Piano nell'affresco quando pensava di realizzare un'isola al di fuori dell'ambito portuale. Queste due cose si prestano per una discussione. Secondo me l'aeroporto è il posto più sbagliato. In questo caso, nella mia visione delle cose, la grande superficie dell'aeroporto sarebbe molto più adatta per ospitare tutte queste supernavi e le famose muraglie di containers, di cui auspico l'incremento io, perché è chiaro che significa
se aumenti il traffico, aumenti chiaramente anche il temporaneo deposito di scatole. Però l'aeroporto è stato fatto lì solo per una questione, perché non c'erano altre superfici. Però oggi, nella logica, è vero che c'è l'aeroporto alla Lamezia Terme, ognuno c'ha l'aeroporto, c'è l'aeroporto, è diventato una cosa che tutti vogliono l'aeroporto. Praticamente c'è un aeroporto per ogni provincia ormai in Italia, ma questo intanto non è una logica produttiva, perché questi aeroporti alla fine finiscono per essere in difficoltà di bilancio. E poi vorrei sapere quanta gente che deve andare fuori da Genova, lontano, quanta gente si rifiuta di andare a Orio al Serio oppure a Pisa a prendere gli aerei che costano di meno, perché normalmente succede questo. Io conosco un sacco di persone che quando tornano a casa vanno a prendere l'aereo non a Genova, ma vanno o a Pisa oppure vanno a Orio al Serio, perché lì ci sono i vettori che gli costano di meno, Wizz Air oppure Ryanair, che non sono a Genova. Nella logica di un paese, a questo punto bisognerebbe ottimizzare anche queste cose. Se noi avessimo un treno che in 40 minuti, 45 minuti va da Genova all'aeroporto più vicino di Milano, che bisogno abbiamo di mantenere un aeroporto qui a Genova? Forse lo abbiamo per le merci, forse l'aeroporto di Genova funziona, si regge sul traffico merci, non credo che su quello passeggeri, non posso fare delle affermazioni categoriche perché non ho i dati, però bisognerebbe andare a vedere anche queste cose. L'aeroporto di Genova, peraltro, dipende dall'autorità di sistema portuale, è l'unico, credo, aeroporto che non abbia un ente di gestione indipendente, quindi il porto potrebbe benissimo fare a meno dell'aeroporto, lo dico con tutta la consapevolezza di quello che significa questo, il giorno che ci sia la possibilità di andare in un tempo breve con un treno in un altro aeroporto vicino, come normalmente fanno, ci vanno col Flixbus quelli che magari non hanno i soldi per il treno veloce, però anche qui è un problema di logistica che è facilmente risolvibile. Tutte le grandi città hanno degli aeroporti minori che funzionano molto più intensamente dell'aeroporto principale. Detto questo sull'aeroporto, quindi i coni dell'atterraggio, tutte queste cose potrebbero essere eliminate con questa... Eliminando l'aeroporto? Sì, lasciandogli un altro ruolo, non quello che continua a residuare. L'altra questione riguarda l'isola esterna alla città. Quando ho detto che la città di Genova l'unica risorsa che ha è questo mare che ha davanti, non è una cosa da poco. Mica tutti hanno a disposizione uno spazio così vasto per fare qualcosa. Allora la città di Genova potrebbe contrattare con lo Stato, visto che il porto continua a essere dello Stato e non della città, potrebbe contrattare un suo territorio esterno, no? Fuori dalla diga. Nella visione di Renzo Piano era l'aeroporto stesso, nella visione dell'affresco, quello che Renzo ha, tra virgolette, donato alla regione. Nella visione anche di Giovanni Spalla ho visto che più o meno ci sono le stesse indicazioni. Io aggiungo che lì ci potrebbe essere un posto dove poterci andare proprio noi cittadini di Genova che vogliamo avere una Coney Island, non a 20 chilometri, non in un posto distante, ma a 1,5 chilometri di tunnel sottomarino. Ora, lo sapete tutti che esiste il progetto di un tunnel per passare dentro al porto antico. Sì, il tunnel subportuale. Sì, esiste un progetto, non dico esecutivo, ora con il fatto, siccome doveva farlo su queste autostrade, ora dopo quegli eventi legati al Ponte Morandi, la società autostrade non è più incline a realizzare quest'opera, però il progetto c'era. Ora, se tutti ci credevano, perché non credere a un tunnel che colleghi l'isola esterna della diga foranea? Tra l'altro, anche per fare la diga potrebbe essere utilizzato questo collegamento subacqueo, no? In modo che tutto il traffico di cantiere, di tutto il materiale che bisognerà portare lì per realizzare questa enorme, diciamo, superficie, passi al di fuori dai contatti atmosferici. Quindi potrebbe essere una cosa che integra il progetto. Anche di questo nel dibattito pubblico non si è parlato. Ma è proprio questo, cioè è proprio il durante, cioè è il modo in cui si può progettare questo impianto che dovrebbe scatenare l'interesse, la curiosità e anche i suggerimenti della gente.
Il tema si può mandare all'indietro nel tempo, all'infinito, fino al motivo principale per cui c'è questa città, che forse tutti hanno dimenticato, ma questa città è nata perché c'era un porto, c'era la possibilità di arrivare a terra con le barche, anche con il mare abbastanza mosso, perché c'era una specie di molo naturale, che è quello che si chiama il molo. E che era uno scoglio né più né meno come ce ne sono altri, Punta Chiappa, presente? Ecco, ci sono questi scogli che hanno un andamento, diciamo, che si protende verso il mare e che offrono un riparo. Ma è quello il motivo per cui è nata Gela, non perché ci fosse, non so, una sorgente. Normalmente le città, se si va indietro nel tempo, nascono sempre per motivi, diciamo, di facile trasporto. Per esempio, Roma è nata nel posto dove c'era come Parigi, dove c'era un'isola è più facile attraversare il fiume. Londra è nata in quel posto perché lì il Tamigi si restringe abbastanza e lo puoi attraversare. Quasi sempre, se non sempre, le città nascono per motivi di trasporto, di traffico. E se questa è la matrice di Genova, io continuo a dire quello che ho detto all'inizio, che la città per non dimostrarsi morente deve aiutare la realizzazione di questo impianto, che però deve essere di tipo nazionale. Noi abbiamo già in pratica, non dico perso, ma insomma, siamo stati sconfitti più volte da altre città che hanno avuto, avevano anche altre risorse. Marsiglia, per esempio, il vantaggio grosso che ha Fos, il porto, è che si trova alla foce del Rodano, quindi hanno dietro alle spalle, hanno 800 km di valle, il treno veloce che va da Marsiglia a Parigi. Quanto ci impiega? Meno di 3 ore, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, cose impensabili da noi perché bisogna attraversare l'Appennino. Però non è che non abbiamo delle carte, l'unica carta che abbiamo è questo mare, lì possiamo fare quello che vogliamo. Ripeto, fortunatamente, sottolineo questo fatto, fortunatamente non è del comune il mare, quindi si può veramente fare questa cosa senza avere i veti del consiglio di quartiere, queste cose. Purtroppo oggi è così. Ci sono sempre i comitati che si manifestano. Appena c'è un'iniziativa di modifica, i comitati locali, io se abitassi a San Pietralena forse farei parte del comitato locale contro le muraglie di containers, però questa non è una cosa di quartiere, è una cosa di grande livello europeo. Una cosa che mi sento di dire è che secondo me i comitati dei no in genere nascono proprio perché, come in questo caso, il dibattito pubblico è stato così carente. Quando una scelta arriva dall'alto, poi spesso la gente non ha altro da fare che alzare una barriera. Forse appunto ci voleva un dibattito, forse anche cominciare prima a fare il dibattito, che non a cose fatte, perché praticamente ci sono da scegliere queste tre ipotesi, due da Ponente e una da Levante. Ma poi la cittadinanza non può fare più di tanto. Sì, lo so, purtroppo quando la cosa si riduce in termini, cioè, bisognerebbe che tutti avessero una consapevolezza di come sta andando l'economia, ma insomma noi verremo mangiati dall'economia degli altri paesi. Probabilmente dovremo venderlo il porto se questo sarà necessario per risolvere i problemi economici dell'intero paese. Facciamo come i greci, lo vendiamo ai cinesi e loro faranno quello che vogliono, perché è così che funziona. Cioè, il mercato non è facile inserirsi con i comitati NIMBY a livello di mercati mondiali. I comitati NIMBY, cioè non nel mio cortile, quelli funzionano a livello locale. Anche qui, dibattito pubblico, secondo me, doveva proporsi altri fini. Comunque, io non sono un organizzatore, non sono un uomo politico, sono una persona che dice le sue idee senza avere paura di esprimerle. Ecco. Il difetto grosso è proprio nella democrazia rappresentativa, cioè noi stiamo assistendo purtroppo abbiamo una crisi di governo che si è involuta talmente tanto che quando si è deciso che non dovevano essere i politici a farne parte, ecco che tutti i politici adesso vogliono farne parte e c'è stato perfino chi, dopo aver fatto fallire tutte le intese politiche, dice questo governo deve essere politico. Per me questa gente qui non ha capito e questo è purtroppo il difetto della democrazia rappresentativa. Molto più efficace la democrazia assembleare, è un'altra cosa, è la vera democrazia, però questa purtroppo non c'è nel nostro paese e quindi non resta che aspettare un'evoluzione. Io non parlo di una
oligarchia che comanda, che sarebbe una specie di democratura, non di democrazia. Io parlo di democrazia assembleare. Allora anche lì, invece del comitatino che raccoglie le firme, fa la petizione, si incatena al cancello di Tursi, anche lì potrebbe venire fuori qualcosa di positivo. Ma non è il dibattito pubblico, la democrazia diretta, assembleare, è un'altra cosa che pochi hanno sperimentato. Io fortunatamente l'ho sperimentata e so che ha un suo valore. Ultima domanda, secondo lei delle tre alternative quale sceglierebbe? Facciamo due, Ponente o Levante, perché? Ecco, io non mi sono preparato per rispondere a questa domanda, perché secondo me tutto cambierà di nuovo. Qualora, insomma, emerga, supponiamo, l'interesse a conquistare la benevolenza anche dei comitati, non dico di tutti, ma di buona parte di loro, ad accettare un progetto di questa sfida, di questo livello, di questa dimensione, allora si penserà anche di organizzare al di fuori della diga quello che non c'è, e cioè le ipotesi già studiate da Renzo Piano. Cioè è un sistema molto ambizioso e secondo me poco percorribile nel tempo, però potrebbe essere in futuro, no, che si voglia realizzare al di fuori della diga un pezzo di città, dicendo te questa qui, questo lembo di terra nuovo, come i polder in Olanda. Ci sono dei polder, di chi sono i polder? Sono del comune frontista o sono ancora dello Stato? Oppure sono dei contadini che abitavano lì vicino? Questa è una cosa che a Genova si può fare. Allora, di fronte a questa ipotesi, che per me non è fantascientifica, è una cosa che si può fare. È stato fatto l'aeroporto smontando gli erzelli. Gli erzelli sono il prodotto di scarto dell'aeroporto. La spianata degli erzelli è un fallout, una ricaduta involontaria di una scelta che è stata quella di smontare una collina e con la terra di quella collina fare il riempimento dell'aeroporto. Quindi noi abbiamo gli erzelli, ma non è che gli erzelli sono stati concepiti, è una cosa che è venuta fuori lì, perché non c'era il dibattito pubblico, non c'era nessuno che pensava al durante, c'è stata una landa deserta e fangosa tantissimi anni. Poi alla fine adesso abbiamo lì uno dei centri di eccellenza di Genova. Allora vedete che le cose non sono completamente separate, quindi io non sto a dire mi piace più quella la 1, la 2 o la 3. Secondo me bisogna lavorare su quello. Io punto molto sulla possibilità che si riesca a conquistare un pezzo di terra nuovo, piano, dove ci sarà un parco, dove ci saranno le cose in cui si può andare. Certo, bisognerà andarci passando da sotto, oppure chi ha la barca ci va con la barca, oppure tutte queste barche che abbiamo qui le mettiamo lì davanti.